Per portare a termine un'operazione servono esperienza, studio, concentrazione e capacità. Tanto per far decollare un aereo quanto per lanciare un'esca in acqua. Sono Roberto Ripamonti, di professione faccio il pilota. Ma quando scendo dal mio aeromobile mi dedico alla mia più grande passione, la pesca. In questa serie andremo a farvi conoscere quelli che sono alcuni paradisi della pesca del nostro paese. E allora, benvenuti a bordo, allacciate le cinture, destinazione? Pesca! Cari amici, buongiorno! Una situazione di pesca di mattina prestissimo, come piace ai pescatori. È l'alba, sono nel porto di Riva di Traiano e oggi mi sposterò per raggiungere un altro campione di pesca straordinario. Andremo nella zona di Montalto di Castro Tarquini, a zona degli Etruschi, e parleremo anche di questo. Parleremo di una tecnica di pesca difficile, impegnativa, con una preda superba, il dentice. Quindi oggi diciamo che parleremo dei dentici degli Etruschi. La pesca non è un semplice atto meccanico. È un momento di riflessione, di solitudine, di confronto, non solo col tuo avversario, ma anche con te stesso. Anche quando sei in compagnia, in quei momenti la tua anima entra in simbiosi con gli elementi. Pensi che anche una piccola creatura come un pesce ha una sua grandezza, una bellezza ancestrale e primitiva. E senti bisogno di portargli rispetto, averne cura, anche se lo stai sfidando. Questa zona offre delle cose meravigliose, non soltanto in mare. Le offre anche nell'entroterra e meritano di essere assolutamente visitate. Vulci fu una delle più importanti città-stato dell'Etruria, soprattutto per il commercio, attraendo popoli da tutto il bacino del Mediterraneo. Gli scavi dei resti della cittadina, nei decenni, hanno portato alla luce moltissimi reperti di grandissimo valore storico, custoditi ed esposti nei maggiori musei del mondo. I resti dell'insediamento etrusco, in particolare la necropoli, fanno parte di un parco naturalistico ed archeologico sempre in attività, con scavi e ritrovamenti che aiutano a fare luce sulla grandezza del popolo etrusco. Un momento di sicuro interesse turistico di questa zona è dato da ciò che è alle mie spalle e il ponte su cui stiamo sostando. Sto parlando del Castello dell'Abbazia, detto anche Castello di Vulci. Siamo in provincia di Viterbo, qui vicino c'è la città di Canino. Sotto di noi scorre il fiume Fiora. Questo castello è nato a protezione di questo ponte romano-etrusco e segna un confine importantissimo all'epoca, quello tra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. La presenza del fiume Fiora, sfociando le proprie acque dolci in grande quantità, permette la proliferazione del pesce foraggio, come alici e sardine, che sono il nutrimento principale dei grandi predatori del mare, come tonni e dentici. Il fondale roccioso della zona, inoltre, funge da riparo e da florida zona di riproduzione per tutte le specie ittiche che popolano i fondali, rendendo così la zona enormemente popolata anche nella prossimità della costa. Ed eccoci qua a presentare il super ospite Saverio Rosa, pluricampione, sarà la nostra guida di pesca in questa sessione di dentici degli Etruschi. Quindi sei pronto? Prontissimo. E poi andiamo a prendere le nostre esche che ci aspettano in mezzo al mare. Io direi cominciamo. Direi proprio di sì. Le forti piogge hanno reso torbido il fiume che sfocia in mare, ma questo non influirà sulla pesca. Conosciamo meglio il campione che oggi accompagnerà Roberto. Saverio Rosa, livornese, è uno dei più forti pescatori italiani degli ultimi anni. Il suo cavallo di battaglia è la pesca in mare,
sia da natante che da riva. L'uricampione italiano vanta diversi podi mondiali, tra cui la medaglia d'oro ai campionati di pesca in mare 2013. Attento e scrupoloso, è stato responsabile della nazionale Under 21 di pesca con canne da natante per ben 3 stagioni. Si parte con Roberto sempre al timone, che sa bene dove andare grazie ai suggerimenti di un amico. Siamo in una serie di punti sui 35 e 50 metri qua davanti alla Fiora, punti che ci ha gentilmente regalato un caro amico che si chiama Luca Giambi, che è un grandissimo pescatore ed è un grande esperto della zona. Punti preziosissimi, ragazzi. Assolutamente. Un pescatore che regala i punti è incredibile, questo è un amico d'oro. Mancano solo le esche. Saverio ci spiega quali verranno usate nella caccia al dentice. Per la traina col piombo guardiano le esche fondamentali sono principalmente il mollusco, che sia seppia, come giusto appunto quest'oggi, oppure anche calamaro. Vanno bene sia vivi che morti. Reperimento dell'esca, due tecniche diverse per recuperare le seppie. Io le pescherò in una certa maniera, Roberto sceglie un altro tipo di tecnica, vero Roby? Sì, c'ho una tecnica che compro dal pescatore. Adesso andiamo a pesca, però. Bando alle ciance! Dopo aver pescato chi più chi meno le esche necessarie, i nostri si dirigono verso la prima zona di pesca. Un'ultima verifica all'attrezzatura e la sfida potrà iniziare. Chi sarà a recuperare il dentice più grosso? Siamo arrivati sul primo punto di pesca, la profondità è 60 metri. Ora stiamo cercando di vedere se sugli ecoscandagli si individua qualche segnale. Saverio ha preparato l'attrezzatura, pescheremo con una canna soltanto. La particolarità della preda e del tipo di tecnica utilizzata permette la cattura di 2 soli esemplari. Inizierà Saverio, poi toccherà a Roberto. I nostri pescatori hanno trovato il punto di mare giusto per lanciare le esche e la sfida ai dentici che popolano queste acque. L'avversario, il dentice, è ostico, ragione per cui l'attrezzatura ha un'importanza fondamentale. Nulla può essere lasciato al caso. Un solo momento di distrazione può compromettere l'intera giornata. In pesca abbiamo messo un mulinello, un Maxel, un Sea Lion. E su questa pesca è di fondamentale importanza che il mulinello abbia un'ottima frizione. Come canna invece utilizziamo una canna monopezzo costruita con un materiale particolare, è un Iglas, che ci consente di avere un'ottima percezione di quello che succede sul fondo e al contempo è in grado di gestire anche prede sovradimensionate che speriamo vivamente di incontrare. Tutto è pronto. Mentre i nostri si concentrano prima dei lanci per la pesca, conosciamo meglio l'avversario che dovranno affrontare oggi. Il dentice è una delle prede più prestigiose tra i pesci marini. Vorace predatore, si ciba specialmente di seppie e polpi. Può arrivare al peso record di 17 kg e vive in fondali rocciosi e sabbiosi fino a 90 metri di profondità. Il concetto di questa tecnica è fondamentalmente quello di tenere l'esca il più possibile in prossimità del fondo, perché la preda a cui miriamo, il dentice, è una specie bentonica, quindi che popola gli strati bassi della colonna d'acqua. Il piombo serve a far viaggiare la nostra insidia in prossimità delle rocce. La preda non si fa attendere e dopo pochi minuti in mare la sfida entra nel vivo. Vai! Motori in folle, neanche il tempo di parlare e ci siamo, azione. Io prendo il guadino, passo sopra. L'avevamo visto, Appena segnato. Me l'avevi segnalato. Appena segnato. Roby, allo sgancio del piombo guardiano mi ci pensi te? Sì. Solo, ok. Bello, spettacolare, dai. E non è nemmeno piccolissimo, vero? Ma guarda, se no guarda, ecco il piombo. Non macchiavo a te.
lo vedo, è bellissimo, bel pesce, eccolo! Ora dobbiamo scarciare 5 ci vuole, subito! Adesso però ve lo facciamo anche vedere. La cosa bella è che non siamo in Sardegna, siamo nelle coste toscano-laziali. Guardate che pesce straordinario, guardate che colori, una preda meravigliosa. Aprendo una finestra tecnica e parlando appunto nello specifico della modalità con cui abbiamo pescato, descriviamo la lenza con cui siamo andati in caccia. La lenza è costruita grazie alla presenza di due ami di generose dimensioni, misura 8-0 Schinken, più due piccoli amettini che vengono nominati assist hook, che servono per avere qualche chance in più qualora la boccata sia, per così dire, timida. Ovviamente è un terminale altamente specifico per l'utilizzo della seppia viva e parlando di diametri abbiamo utilizzato uno 0,70 perché è un diametro piuttosto importante perché verosimilmente le prede possono essere realmente grandi. Come materiale, come tipologia di lenza messa in campo abbiamo utilizzato un fluorocarbon 100%, in particolare l'XPS FC403. Perché il fluorocarbonio? Perché il fluorocarbonio vanta delle resistenze all'abrasione che ci mettono al sicuro anche qualora il terminale durante il combattimento finisse per sfrigare contro acuminate rocce sul fondo. Ora tocca a Roberto. Riuscirà a dominare la preda o il dentice avrà la meglio? Ai comandi Saverio, io sono sulla canna in attesa che un altro dentice venga a visitare le nostre esche. Nella pesca sportiva, le prede vengono rilasciate subito dopo la cattura, eccetto in alcuni casi, come questo del dentice, che abboccando a profondità elevate subisce durante il rapido recupero della cattura uno sbalzo di pressione tale per cui non sopravviverebbe mai una volta rilasciato. Questa la ragione per cui viene trattenuto e per cui la legge permette la cattura di un solo esemplare per pescatore. Sempre per la profondità viene utilizzata una lenza con caratteristiche particolari. È una pesca piuttosto complessa perché siamo su 60 metri d'acqua. A differenza della pesca tradizionale usiamo chiaramente degli intrecciati perché non hanno elasticità. Quindi qualsiasi cosa accada sul fondale viene ritrasmessa attraverso l'intrecciato direttamente sulla cima della canna oppure nelle nostre mani. Quindi abbiamo quasi in presa diretta ciò che l'esca sta vivendo. Il pesce che mangia, sentiamo dei piccoli strappi, la mangiata decisa di conseguenza. Ci comportiamo quindi poi ferrando e sperando di trovare il momento giusto in cui il pesce ha effettivamente l'esca nella bocca. Perché poi dobbiamo portarlo su da 60 metri. Abbiamo il pesce che combatte, in queste situazioni di mare è abbastanza facilitato, ma comunque deve essere agganciato bene. Roberto entra in azione. Il pesce sembra aver abboccato. E invece... Adesso andiamo a vedere la nostra esca, perché ha avuto le mangiate, ma non hanno avuto esito. Ecco qua, una seppia. Chiaramente c'erano tutti i tentacoli, ne è rimasto ben poco. Nonostante le mangiate, sembra che i dentici non vogliano abboccare. Roberto monitora costantemente l'ecoscandaglio, prezioso aiuto tecnologico per chi pratica la pesca in mare aperto. Per un pochino non abbiamo avuto nessun tipo di attività, mangiate, nulla. Ci stiamo spostando, sempre utilizzando l'ecoscandaglio e il navigatore GPS. Però abbiamo incrociato un gruppo di scogli con dei riporti che possono sembrare interessanti. 10 minuti in questa zona e poi eventualmente ci spostiamo un pochino più in basso. Le canne utilizzate oggi, oltre ad avere particolari caratteristiche di resistenza e robustezza, hanno anche un nome che riporta agli antichi racconti sulle creature marine. La canna con cui stiamo pescando si chiama Zaratan. Una curiosità è il nome. Zaratan era un mostro mitologico che confondeva i naviganti di tempi antichi che spesso lo scambiavano per la sua dimensione, addirittura per un'isola. Abbiamo voluto dare questo nome proprio per ricordare che questa è una canna da mostri marini. I nostri pescatori decidono di cambiare zona. Roberto è ancora a bocca asciutta.
trovi un pesce sullo scandaglio, eh? Ora, non sempre mangia, però insomma siamo fiduciosi. Un po' di adrenalina, insomma, tradotto. Saverio ci aveva visto giusto. Roberto inizia la sua sfida. C'è. Eccolo. Wow! Dopo tanto aspettare, è arrivata la mangiata. Che bella emozione questa. Che bella emozione! Abbiamo girato in lungo e in largo alla ricerca della preda. Non è una pesca in solitario, si fa anche in solitario, ma mille volte meglio farla in team, perché il lavoro tra chi sta ai comandi e chi sta alla canna è essenziale. Se poi ai comandi abbiamo Saverio e Rosa, allora siamo anche tranquilli. Sto usando un plurale maestatis, ma non dovrei usarlo perché sono veramente l'ultima ruota del cane in questa tecnica qua. Il dentice è un animale coriaceo, ma Roberto lo è ancora di più e lavora assiduamente con la canna per sfiancare la resistenza del suo avversario. E quando si hanno questi pesci bisogna avere un'attrezzatura bilanciata, equilibrata. Sono pesci importanti, sono pesci di diversi chili, però possiamo andare con attrezzature abbastanza leggere. È quello che tendiamo a fare. È maggiore il piacere in questa fase di pesca. Adesso ci stiamo avvicinando al famoso piombo guardiano. Il pesce ha dato delle grandi testate, una bellissima difesa, lo vedete dalla canna che è bella piantata. Piombo, ecco, Saverio passa lo sgancio, che è un bellissimo dentice. Wow, fatta! Wow, grazie Saverio, grazie. Adesso pesce magnifico, fratellino dell'altro, fratello maggiore, bello. Finalmente è fatta, il dentice viene recuperato a bordo, la giornata si è conclusa nel migliore dei modi. L'amichevole sfida che Roberto ha lanciato al suo compagno di giornata, Saverio, si conclude con un pareggio. La felicità per la cattura di due esemplari così belli è una vittoria per entrambi. Cari amici, è arrivato il momento di ringraziare Saverio. Noi abbiamo preso due dentici, abbiamo fatto la cosiddetta quota, quindi la nostra pescata termina qua. Una giornata davvero speciale. Siamo partiti questa mattina presto dal porto di Riva di Traiano, condizioni di mare bellissime per una giornata che si preannunciava stupenda. E così è stato. Siamo saliti fino al Fiora, il fiume Fiora, pieno di terra, marrone a causa delle piogge, abbiamo incontrato il nostro campione, Saverio Rosa. Con lui siamo andati in mare aperto per pescare il dentice, era il nostro obiettivo. È andata benissimo. Abbiamo preso due pesci sensazionali, abbiamo rispettato le regole perché alla cattura del secondo pesce abbiamo deciso di interrompere, come previsto, la nostra pescata. Contenti, rientrati a casa. E a questo punto, prima dei saluti, come in tutti i nostri appuntamenti, voglio portare una massima della mia professione, quella di pilota, riportarla nel mondo della pesca. Si dice che gli aeroplani non si pilotano con le mani, ma si pilotano con la testa. Abbiamo girato scoglio dopo scoglio per prendere questi pesci. Abbiamo usato tutto quello che sapevamo per riuscire a portare in barca queste due meraviglie della natura. Per cui, ragazzi, non basta avere una canna e immergere un'esca. Bisogna usare il cervello per poter prendere questi pesci. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!